direi insomma che per voi questa sera al Bonolis è stata una bella serata, avete visto un ottimo Teramo che ha messo in seria difficoltà una squadra blasonata come il Pescara. Beh sì, siamo sicuramente felici che alla prima partita abbiamo visto una vittoria e soprattutto abbiamo visto una squadra che ha riscattato le brutte figure degli ultimi 8 giorni, quindi chiaramente dal punto di vista della nuova proprietà questa è una cosa che fa molto piacere. Tanti assenti questa sera, tanti infortuni, squadra quasi obbligata per Guidi, però si è vista davvero una vis pugnanti dei biancorossi che forse il Pescara non ha avuto, e questo è il modo di affrontare le partite in un campionato difficile come quello di Serie C. Sì, campionato difficile dove chiaramente quando si va in campo con una squadra così giovane come la nostra serve atteggiamento, serve cattiveria agonistica, serve attenzione, ecco, nell'unica disattenzione abbiamo rischiato di compromettere la gara con l'espulsione, quindi i ragazzi sanno che devono essere concentrati per 95 minuti e abbiamo comunque portato a casa un risultato importantissimo perché intanto si accede ai quarti di finale e come dice il presidente Iachini mi pare che è la prima volta che capita la Teramo e poi comunque l'avversario è un avversario sicuramente blasonato. Possiamo dire che questa sera inizia una nuova stagione per il Teramo, anche se parliamo di Coppa Italia, probabilmente insomma forse è già alle spalle il periodo un po' opaco delle ultime due partite, almeno questo l'augurio dei tifosi. Beh, ecco appunto, per quello che abbiamo visto stasera sicuramente i ragazzi hanno riscattato appunto le proprie opache, quindi siamo sicuramente fiduciosi per il futuro, speriamo di ripeterci subito in campionato perché in questo momento la classifica è delicata e quindi importante fare subito punti. E infatti ci sarà un fine settimana importante a livello calcistico, questa gara di domenica con la Fermana, squadra ostica che proprio a Pescara pur perdendo aveva fatto vedere buone cose, però insomma la classifica impone alla vostra squadra di provare a vincere, di cercare la vittoria. Certo, l'ha detto lei, insomma, ma lo dice purtroppo la classifica, è diventato uno scontro diretto e con la sconfitta di domenica dobbiamo assolutamente cercare di recuperare terreno e quindi diventa fondamentale, soprattutto in casa, portare a casa i 3 punti. Chiede Andrea Costantini da studio, innanzitutto i numeri, le statistiche dicono che il Teramo non batteva il Pescara in gare ufficiali da 61 anni, questo di buon auspicio. Assolutamente, questo di buon auspicio, insomma ripeto, poi per noi era la prima gara al Bonolis, quindi essere qui con la nuova compagine, trovarsi di fronte comunque alla curva che poi insomma, ha dimostrato veramente grande attaccamento durante tutti i 90 minuti e quindi una bellissima esperienza, una bellissima serata di calcio. Questa mattina c'è stato l'incontro con il sindaco di Teramo, tanti argomenti all'ordine del giorno, soprattutto quello che riguarda il vecchio comunale. Con la nostra collega Ania Cantagalli c'era stata un'intervista prima di questo incontro. Com'è andata? Insomma, se ci può dire qualcosa per quello che ci può dire. L'incontro è andato molto bene per quello che può essere un incontro preliminare, sicuramente nelle prossime settimane andremo ad approfondire il tema, da parte dell'amministrazione c'è completa disponibilità a valutare la nostra e le nostre proposte in merito a quell'intervento e quindi ci siamo aggiornati da qui a qualche giorno per verificare insieme i tecnici dell'amministrazione la possibilità del percorso da fare insieme per arrivare a questo progetto. Al di là del vecchio comunale ci sono diciamo altre idee, altri progetti che vorreste sviluppare nella vostra avventura qui in terra abruzzese? Noi oggi le prime due cose dalle quali vorremmo partire appunto è questa casa per la Teramo Calcio e soprattutto per tutto il settore giovanile sul vecchio comunale e cercheremo di trovare degli spazi e abbiamo già oggi fatto delle verifiche con l'amministrazione e anche con dei privati per poter realizzare foresterie a disposizione degli atleti per cercare di recuperare quanto più possibile un'appartenenza al territorio e alla città per tutti quelli che giocheranno con la maglia della Teramo Calcio. E lunedì poi ci sarà questo incontro davanti al notaio, ci saranno le firme per suggellare con diciamo l'ufficialità insomma il vostro ingresso nella Teramo Calcio. Sì, lunedì alle 12 a Roma è fissato l'atto notarile, quindi
da quel momento avremo un pacchetto di maggioranza della Teramo e cominceremo insieme al presidente Iachini, che comunque rimarrà come presidente della società, a valutare con un po' più di serenità dopo la vittoria di stasera, insomma, perché eravamo un po' scossi dalle ultime settimane, quelle che speriamo possa essere un futuro sempre più roseo per questa società, per questa città e per questa squadra. Il primo vostro atto sarà quello del ritorno a Teramo di Sandro Federico? Sì, diciamo, rispetto a... Era questa sera in tribuna, tra l'altro. Era oggi tra i dirigenti con noi in tribuna, quindi sicuramente Sandro Federico entrerà a far parte della famiglia dalla prossima settimana. Carlo Musa resterà come direttore sportivo del Teramo? Carlo Musa probabilmente sarà una figura più vicina alla squadra e quindi definirei più direttore tecnico, però questi, diciamo, che sono dettagli operativi che insieme a tutti i dirigenti, direttore generale, amministratore delegato andremo a sviluppare nel momento in cui avremo suggellato l'atto davanti al notaio.